Ma buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi giornatino un po' così, un po' nuvoloso. Infatti, se vedete, casa è abbastanza buia, non ho ancora acceso le luci. Sono le 10:30. Tra un po' vado a fare un po' di spesa e mi deve portare mio papà perché, giustamente, come l'altra volta, non ho la macchina. Lo passa da mio marito questa volta, però. E niente, io sono stanchissima perché siamo arrivati ieri sera, abbiamo fatto un weekend a Vercellino Vara perché ci sono state le gare country di mia figlia e di mio marito e quindi siamo abbastanza stanchi. È stata una settimana un po' tesa per l'emozione per questa nuova avventura. Mia figlia l'aveva già fatta l'anno scorso e le ha rifatte quest'anno, invece mio marito era il primo anno che faceva le gare. Niente, è andata bene, fortunatamente mia figlia è arrivata al quarto posto, mio marito è arrivato al secondo posto, quindi adesso per un po' siamo tranquilli fino al prossimo anno. Anzi, prima abbiamo un'altra gara da fare, però sarà quest'estate. Quindi a gennaio si ricomincerà di nuovo a fare dei corsi ben intensivi. Gennaio, tra gennaio, no, forse gennaio, no, forse a marzo, dei corsi di nuovo ben intensivi per la gara apposta che sarà poi a giugno. A giugno. Quindi siamo arrivati ieri sera a casa un po' sottosopra perché apposta l'avevo lasciata, ma mi sono trovata dei pacchi, ho lo stendino che ho lasciato prima di partire con le cose asciutte. Ho trovato il pacco questo qui che vedete fuori di casa, che avevo preso delle cose da Temu, che poi apriremo insieme e vi farò vedere. E va bene, qua ci sono vestiti un po' ovunque perché apposta devo ancora mettere a posto. La borsa nera lì giù è la borsa che ho portato con me apposta questo fine settimana. Le altre due borse sono due borse perché ci siamo fermati, da lì siamo passati a Bergamo e siamo andati al centro commerciale Orio Center, che è grandissimo, ragazzi. Noi siamo stati altre volte, ma era anni che non andavamo. E siamo andati in libreria, siamo andati da Tiger. Vabbè, vi farò vedere poi con calma un pochino di cose. Ho acceso già la stufa perché fa freddo e quindi devo dare una sistemata. Tra l'altro, oggi pomeriggio verranno dei compagni di classe di mia figlia perché devono fare un compito insieme, quindi devo dare assolutamente una sistemata. Qui ho lasciato tutto pulito, ma ieri sera mio marito ha fatto un risottino, ho fatto adesso i piatti. La lavastoviglie è piena di cose pulite che avevo fatto prima di partire, ma non le ho tirate fuori perché non avevo avuto poi il tempo, quindi ho lasciato tutto lì. Il fatto è che mio marito ha cucinato ieri sera. Ditemi se i vostri mariti, quando cucinano, anche loro sporcano la cucina in questa maniera qui, tutta macchiata. Anzi, questo devo dire che non è niente, a volte è anche peggio. Perché ha fatto solo il risottino. A volte quando fa la pasta con i sughi o le cose, c'ho pomodoro, sughi anche qua sulle piastrelle. Questo qui niente, non è niente. Poi mio papà, sì, ieri sono passato da mio papà e da mia mamma, ha fatto una ciambella, vi faccio vedere qui che mi ha dato un pezzo di ciambellone, quindi dovremmo mangeremo anche quello. E niente, qua ci sono altri pacchi che mi sono arrivati, che ho comprato perché il 5 di novembre è stato il mio compleanno. E avevo già comprato delle cose io per me che volevo fare vedere, poi tra una cosa e l'altra non ce l'ho più fatta. E ho dei pacchi che mi sono arrivati anche questi qua per il mio compleanno, quindi vi farò vedere anche quelli come regali di Natale. E basta. E questo, no, questo qui non è mio, è un regalo che devo dare a un'altra persona che ha fatto il compleanno una settimana dopo di me. Quindi adesso, se i miei figli si sbrigano, insieme a loro andiamo a fare un pochino di spesa con mio padre, perché il frigorifero è vuoto, quasi, comunque. Non abbiamo latte, non abbiamo, vi faccio vedere anche le condizioni effettive del mio frigorifero. Ho giusto qualche mela, qualche pomodoro, qualche carotina. E non ho latte, non ho affettati, non abbiamo completamente più niente, quindi devo apposta fare una piccola spesina per riempire, non dico tanto il frigo, ma almeno per qualcosina da mangiare ci vuole, perché a parte la pasta non possiamo dare pasta a pranzo e cena.
Allora, io adesso mi stoppo qua perché vi faccio venire il mal di mare, cioè mi viene già a me l'arrivare il mal di mare, quindi figuriamoci a voi, mi dispiace per questo. E basta, la casa, guardate che disordine che c'è, pazzesco. Pian pianino adesso farò tutto, faccio la spesa e poi vado subito a fare un po' di pulizia, anzi inizio già da adesso, perché intanto che loro si sbrigano e così poi facciamo il resto. Ci vediamo casomai più tardi o domani, non lo so, vediamo. Oggi è qualche giorno dopo il pezzettino che avete visto. E niente, sono alle prese nel fare le lenticchie con la pentola a pressione e adesso stavo tagliando le carote. È già abbastanza tardi perché stamattina ho fatto un pochino di cosine e quindi non sono riuscita a riprendere prima, però avevo voglia, ho detto già tardi, non so se conviene o no, però a me piace farvi vedere un po' quello che faccio. Voglio condividere con voi, mi mancavate, che è un po' che non riprendo, quindi ho detto ma sì, dai, facciamo lo stesso e basta. Io per insaporire gli metto carote, cipolla, pomodoro e sedano. Sedano però non ce l'ho, quindi niente. È già quasi l'una, tra mezz'ora devo andare a prendere mia figlia, ma con la pentola a pressione faccio prima. Ho preso queste lenticchie, e questa sera andremo a scuola di mia figlia perché abbiamo una cena, quindi mi laverò e anche i capelli e così sono un po' più sistemata. Va bene, io vado avanti a fare le mie cosine. Ho dato una pulita qui ai ripiani perché non ce la facevo più, era da sistemare e adesso ho altri stendini da piegare e da sistemare. Ho ancora mezz'oretta di tempo, riesco a fare questa e in più metto un'altra lavatrice. A dopo.
Ecco qua, allora, la pressione ha finito, io infatti l'ho spenta, fa ancora rumore perché adesso si deve lasciare raffreddare, per il tempo che vado a scuola, tra un'oretta praticamente, vado e vengo, la lenticchia, le lenticchie sono già un pochino raffreddate, la pentola si è già raffreddata e quindi posso già o frullarlo o mangiare così, oppure se no fare il riso come avevano chiesto i miei figli alla fine dei conti. Vado a finire di preparare qui dietro di me il tavolo. Eccoci qua in macchina, andiamo di corsa a prendere mia figlia perché alle 2 esce ed è già l'1:44 e c'è un pezzetto di strada da andare e venire. Spero che non vi muoviate tanto perché purtroppo nella mia macchina non ho, che mi vediate più che altro, perché nella macchina non ho un portacellulare, ho un portacellulare che ho in casa appoggiato lì, quindi non so, sballotterete un pochino di qua e di là. Stavo pensando a come vestirmi questa sera per andare lì a scuola a posto di mia figlia. Sinceramente non ho la minima idea, penso però di mettere un pantalone nero, un jeans tranquillo nero e poi una magliettina, vediamo, una camicia, una magliettina, qualcosa di tranquillo, niente di particolare. Perché sì, è una scena a scuola di mia figlia, però non è una cosa... Dobbiamo essere là per le 6:30 e una volta lì a scuola c'è l'aperitivo, apposta alle 6:30, insieme all'aperitivo c'è, a quello che ho capito, dovrebbe esserci una mostra dei ragazzi che fanno grafica e una mostra dei ragazzi che fanno grafica e poi apposta c'è la cena fatta sempre da loro, dei ragazzi, no, di grafica, dei ragazzi che fanno scuola, quindi ragazzi di cucina, dove li dico, dei ragazzi che fanno sala bar e poi pasticcini da compagni di classe di mia figlia. Non so se ci sono anche gli altri più grandi. Arrivati a scuola, aspettiamo mia figlia che esca. Allora, eccomi tornata a casa. Adesso stavo aprendo la pentola a pressione. Ok. Vediamo com'è. Ecco qui. Adesso chiederò ai miei figli se vogliono il riso oppure se le facciamo solamente frullate. I miei figli hanno deciso frullata. Buon appetito a noi. Sono appena tornata
Sono andata a fare la spesa, sto portando l'acqua piccolina Sant'Anna qua in cucina. Sono andata a Lidlmark e ho preso qualche cosina che è lì che adesso vi farò vedere velocemente. E poi sono quasi mezzogiorno, devo anche andare al mercato perché ho da prendere alcune cose. E dovevo passare ancora giovedì scorso e non sono andata e quindi devo andare oggi assolutamente. Allora, vi faccio vedere, mi metto qui, ok. Vi faccio vedere velocemente quello che ho preso. Ho preso banane perché sono senza, poi abba-ribi, questo qui all'albicocca, brioche. Questo della Mr. Day, sempre. Pane, ho preso un panino integrale, una rosetta e altri ciabattine. Piadina, perché l'ho presa l'altro giorno e le abbiamo già fatte fuori, quindi sono già senza. Il mio ammorbidente perché sono completamente senza, ne ho ancora un po' giusto giusto per una lavatrice. E basta il latte, scusate se parlo piano, ma oggi ho mal di gola, non mi sento benissimo, mi gira un po' la testa. L'olio perché sono completamente senza, ma è finito. Crackers, questi qua di riso, sono quelli che piacciono di più. Il pancake, questo bianco perché siamo senza. Due pacchetti questi qua di sacchetti della spazzatura. Forse così vedete meglio. Sì, può essere, non lo so. Poi ho preso due di Ariosto, questo qui, per insaporire le cose, la carne, aglio questo qui in polvere. Poi ho preso questa feta, che non è quella che prendo di solito. Io di solito prendo quella lì greca. Di un'altra marca, però vabbè, penso che sia buona, poi vi farò sapere. Dentifricio, questo qui dell'acqua fresh, io preferisco questo dentifricio, non so se dovrebbe avere i microgranuli, non lo so, non vedo, non ho voglia di leggere. Poi carta igienica, questa qui ha tre veli, sei rotoli. Quella che è un po' più resistente, un pacchetto di bavesini perché li ho visti e mi è venuta voglia di mangiare ogni tanto, e un pacchetto questo qui di tender, ok, al latte della Milka, che non so cosa siano, delle briochine al latte, e se ce ne sono 5, e vi farò sapere anche queste come sono. Queste ne ho presi due perché, vabbè, sono 600 ml e costava un euro e qualcosa, quindi di solito mi sembra che costi di più. Poi sono passata dai miei genitori, cioè sono passata dai miei genitori, nell'andare a fare spesa con mio padre, e mi ha lasciato questo, che dovrebbe essere una sbriciolona. Gli hanno regalato a mia mamma, ma loro non la mangiano e quindi me l'ha data a me. E poi ieri mia figlia ha fatto queste cosine qui, bignè e cannoncini, e quindi abbiamo anche questi da finire. Bene. Allora, metto velocemente la spesa a posto, vado velocemente al mercato, sennò poi non trovo più la signora e io non so più che fare con questi capelli, vorrei tagliarli perché sono stanca. E basta, mi sbrigo perché sennò si fa troppo tardi.